Perché? Perché? Me lo sono chiesto diverse volte e me lo hanno ancora chiesto. Perché vengo più spesso in Polonia? Con un grande piacere. In Polonia, e qui in particolare a Smolensk, ho trovato quegli entusiasmi e quella voglia di creare, non solo degli artisti, ma proprio dall'ambiente, che io ho lasciato il ricordo negli anni 70 a Roma, in Italia. Come dicevo, è sempre un piacere venire in Polonia, in particolare a Smolensk. Qui ritrovo un po' di amici e quell'atmosfera che mi riporta indietro, dandomi delle emozioni e facendomi sentire veramente anche più giovane. Emozioni. Emozioni che ho visto e provato qui negli artisti polacchi. E ne ho conosciuti alcuni veramente in gamba, ma anche del pubblico, della gente che vive la sua quotidianità, il desiderio di tirar fuori qualcosa di nuovo, ma ugualmente di gusto, di eleganza. Che si vuole di più? Per una persona come me che ha viaggiato tanto e ha visto tanto, trovare una nuova, diciamo forse Italia, qui con un certo calore, è tutto, e molto si può fare. Vorrei essere un po' l'artefice o l'aiuto da poter creare, dare delle idee per delle cose nuove. Poi mi si dice, perché dipingo? Sì, è il continuo di quello che prima ho detto. Quegli entusiasmi quasi assopiti, data l'età, ritornano. Ma si deve anche constatare, devo constatare, che ho avuto tante cose. Il buon Dio mi ha dato delle possibilità di conoscere e provare tante cose. E l'unico modo per disobbligarmi è creare delle opere che diano delle emozioni. Delle emozioni a quelli che verranno, a quelli che ci sono. Forse ci riuscirò, forse un po' meno, forse. Per un pittore non è facile parlare di se stesso e dei propri quadri, però è bene che accada. Ultimamente, da diverso tempo sto cercando di portare delle immagini su quello che vorrei provare, alla ricerca di un Eden. Un viaggiatore come me l'ha cercato ovunque, in tanti posti, e in questo momento appunto mi trovo qui a Smolensk. È interessante perché l'affacciarsi di immagini nuove in un qualcuno che ha, come tutti quanti gli artisti, un'ottima conoscenza della psicologia, della filosofia, della ricerca di quello che va oltre le linee e oltre il pensiero, è interessante poi riportarlo sulla tela. Questo è uno dei periodi, ma tutto è iniziato tanto tempo fa.
Le prime mostre le ho fatte nel 1964 e con le tematiche non alberi ma persone. Alberi che con le loro venature, la loro forza, sono l'immagine di un uomo. Difatti, ho lasciato scritto che un domani le mie ceneri vengono depositate sotto un albero perché voglio rinascere albero, vedere questo mondo con altri occhi, altre possibilità, altri entusiasmi. Dopo il 64 c'è stato un impegno particolare, che ho raccontato storie tra il mio metafisico e il mio surrealismo, come è stato anche detto ultimamente, il paesaggio dell'introspezione, l'espressionismo nel paesaggio. Mi ho avuto tematiche come già nel 1968, 67-68, dei mondi di pie, di ferro, scusi, i mondi di ferro che rappresentavano una civiltà tecnologica fin troppo avanzata e la consideravo già tale, in quanto un'utopia per una battaglia, che le macchine, una volta spariti gli uomini, continuavano a combattere, oppure gli uomini stessi facevano combattere le macchine al posto degli uomini. C'è stata anche una riflessione quando volevamo chiudere in Roma il centro storico, molto combattuta, perché ancora non avevano capito molti, specialmente i negozianti, quello che sarebbe avvenuto. Gli artisti come me hanno fatto una buona battaglia, proprio per far sì che il centro venga chiuso al traffico, e funzionò. Difatti attecchito. Io in quel periodo feci una grossa mostra proprio a Piazza di Spagna, in cui rappresentavo Roma satura di macchine. Pensate un po', era ancora il 1968, niente a che vedere dopo quasi 40 anni, anche un po' più, che siamo peggiorati e non certo migliorati. Dopodiché ci sono state le città spore. Città spore, che era un racconto di un ipotetico pianeta, forse la Terra, in cui nella sua catarsi, per rivivere come i fiori, come alcune piante, mandavano delle città spore nell'etere, in altri posti, per poter riattecchire, di poter rivivere. Quello che spesso facciamo noi esseri umani, o almeno ci proviamo. Fu una grande mostra, pure quella mi fu data, tutta via Sistina, una strada molto importante che va da Piazza di Spagna e dalla parte superiore a Piazza Barberini. Molto molto importante, mi piacque perché ci fu un afflusso di pubblico veramente interessante. Nel 1980-81 nacquero le mie città, i mondi di pietra, queste città abbandonate dove non prevalentemente c'era il silenzio, un silenzio che non voleva spaventare, un silenzio che abbiamo tutti quanti noi dentro, che ti fa sentire o il primo o l'ultimo uomo su un pianeta. Subito dopo i mondi di ghiaccio, che davano le stesse sensazioni però per una glaciazione avvenuta o che avverrà? Ma avverrà come il ciclo del nostro pianeta. Mi è stato detto che qualcuno ha avuto paura di quel silenzio, di quella solitudine. Molti altri invece no. L'hanno trovato entusiasmante, più che entusiasmante l'hanno trovato da pensare, con una certa calma, una certa rilassatezza. È piacevole sentire che sei riuscito a dare alcune emozioni, forse proprio quello che volevi.
Byłem tam, żyjąc moim życiem, wypełniając mój czas. Wyobrażałem sobie dźwięki, głosy, słowa, muzykę, które w przeszłości wypełniały tą ciszę. Wymyśliłem przemowy, wymyśliłem śmiech. Wyrzeźbiłem jaja z kamienia, mając nadzieję, że się wyklują. Czekałem i wciąż czekałem. Na końcu wymyśliłem ironię. Potem nikt już nie pozostał. C'è stato anche ipnociviltà. Una civiltà ipnotica che può essere quotidiana, attuale. La dipinsi 30 anni fa e oggi lo vediamo ancora trasportata in un modo esagerato sui telefonini, su tante altre cose in cui l'uomo ha perso, per essere alla page, ha perso la sua umanità. Con ciò non vuol dire che è grave, perché inevitabilmente avremo e avranno quello che verranno dopo di noi, il desiderio di ritornare umani. Mi è stato chiesto come ho iniziato a dipingere, per passione, per interesse. Poi mi sono ricordato che un giorno, tanto tempo fa, da un antiquario ho trovato un qualcosa che mi aveva colpito. Ve la faccio vedere. Ed era un semplice quadro con delle ciliegie. Voi mi dite cosa rappresentano? Il mio inizio. Ricordo che tra la quinta elementare e la prima media bisognava portare dei disegni e io non ero capace. Non sapevo ed ero seduto al tavolo e mia madre mano a mano mi insegnò a dipingere e a disegnare delle ciliegie. Quando ho comprato questo quadro non avevo fatto questa riflessione, non ero tornato indietro nel tempo. Forse in questo momento o qualche giorno fa, pensando nel nostro incontro, ho associato le due cose. Dopodiché, crescendo, era inevitabile che se frequentando delle gallerie, frequentando dei musei, che anche insegnando dall'insegnamento scolastico che ci indicavano questa strada, è esploso. In seconda e terza media, più che altro in terza media, ho iniziato a disegnare, a dipingere. E da lì sono andato avanti. Con la ricerca, con lo studio, con l'applicazione, cercando anche cose al di fuori, dopo negli anni, che potevano essere uno standard. Ma non per egocentrismo, semplicemente per il piacere della conoscenza, per il piacere di poter fare di più. Ma pensate che ancora oggi io non sono soddisfatto di ciò che dipingo. Masz nadzieję, że się otworzą, uwalniając pomysły, projekty, refleksje. Masz nadzieję ulepszyć otoczenie i samego siebie. Nagle zdajesz sobie sprawę, że to tylko kamienie. Naprawię moje żagle, rozerwane przez ignorancję, wypełnię wiatrem entuzjazmu. Naprawię przecieki, rany zadane przez tępą chciwość. Będę znów nawigować w poszukiwaniu ostatniej plaży. Finita un'opera, anche se molti dicono interessante, bella o qualcosa, io rimanco sempre sul sì, forse, perché vorrei fare per me e per gli altri qualcosa di meglio. Ci riuscirò? Ma è una risposta che semplicemente, come si dice, mi daranno i posteri. Due personaggi, non alberi ma persone. Un lui, un po' idealista, un po' rigido, forse sono io, che va verso, con le sue braccia vanno verso il cielo, cercando qualcosa tra le nuvole. E una lei, rossa, che rappresenta la sensualità, lo avvolge, lo coinvolge,
l'accosta e l'accontenta sorreggendolo un po', le sue braccia, le sue idee. Però sia volutamente che in modo intelligente non lo supera. Chce iść w stronę wschodzącego słońca, do tego światła, później wrócę, może. Znalazłem go tam i położyłem obok. W tej stłumionej ciszy, wsłuchując się w hałas myśli, wspomnień. Ja też jestem zmęczony, ale nie przegrany. Teraz cieszę się zapachem morza z tego płaskowyżu. Zatraca na wyspach Morza Śródziemnego. Skały przygód, emocji, milczeń. Kiedyś zanurzył w tej fontannie na rzymskim wzgórzu swoje delikatne łódeczki. Dzień po dniu, wykonywane z jego skóry, wypełnione pragnieniami nieznanych ziem i napędził podmuchem nadziei. Przeżywa 1000 razy delikatne i ostatnie pieszczoty małych niebieskich motyli, zamykając je w swych malutkich dłoniach, pragnąc zatrzymać dla siebie ich piękno. Teraz podziwia snucie się chmur po niebie. Każdy świt będzie dla nowego obrazu nowymi emocjami. Urodził się człowiekiem, potem zapragnął stać się drzewem. Któregoś dnia, stojąc przed moim obrazem, wspominając przeszłość, twoje oczy zatrzymają się przez chwilę w mojej duszy. A wtedy będziemy podróżować razem w czasie. Chwila długa jak całe życie. Życie malarza. Moje życie.